Ciao a tutti, oggi ci siamo ritagliati un pomeriggio di pesca. Abbiamo fatto di tutto per trovare un pomeriggio libero dal lavoro perché abbiamo fatto qualche chiamata nei giorni scorsi e c'è pieno di alletterati. Per cui siamo qui oggi, facciamo un'oretta e mezzo di navigazione da dove siamo, che siamo a Porto Garibaldi, e poi nulla, andiamo nello spot di pesca e cerchiamo i pesci. Vediamo un attimo, sono pesci dai 5 ai 12 kg, fanno delle belle mangianze, belle consistenti, così ci hanno detto. Speriamo bene che oggi siano come i giorni passati. Vediamo, abbiamo le nostre amate Kia Reef a bordo e lanceremo piccole stick metal jig. Vediamo un attimo quando siamo sul posto di pesca e vediamo un attimo come fanno i pesci. Vabbè, sicuramente prenderemo parecchio caldo. Di solito usciamo d'inverno, ora siamo a luglio, per cui la giornata è parecchio calda, però facciamo il possibile. A dopo! A dopo! Guarda, c'è qualche movimento lì. C'è qualche movimento che escono fuori, vedi? Sì, sì, sì. Nel frattempo che andavamo sullo spot abbiamo visto una prima mangianza, non proprio formatissima, però ci siamo avvicinati, adesso attendiamo, stiamo vedendo un po' di movimento di gabbiani e vediamo un po'. Visto che ora il sole è ancora parecchio alto e c'è tanta luce, stiamo usando canne un po' più leggere e finali un po' più fini e ora vediamo, aspettiamo qualche occasione buona per riuscire a lanciare dentro una palla di pesce un po' più attivo, vediamo se riusciamo a lamare. Là uno si è mosso sotto. Sono passato dentro. Allora, sai io cosa direi? Di ritornare un attimo in navigazione, provo ad andare là e vediamo un attimo. Là, là in fondo che c'è del bello. L'ho visto, vai, eccola. Sono alletterati? Sono, o che sono lantardi? Boh, ma è roba piccola. È roba piccola, sì. Ah, guarda che c'è la palla d'acciugo. Abbiamo visto un po' di movimento e speravamo nei primi comunque alletterati o tombarelli, ma invece è una palla di sgombri. Per cui ci abbiamo fatto qualche lancio giusto per vedere se sotto c'era qualche pesce di taglia un po' più grossa, ma no, sono solo loro. Per cui ora ci rispostiamo e cerchiamo un po' di attività di pesce più di taglia. A volte è importante, oltre ad avere una buona vista, anche avere un buon binocolo in modo tale da poter vedere a lunga distanza i gabbiani, che sono i nostri principali alleati in questo tipo di pesca. Ora ho visto un po' di movimento là in fondo, pian piano con il gommone ci spostiamo verso quella zona per cercare magari un po' di pesci in attività. Là. Scollato? Sì. Aspetta un secondo perché tanto. Sono più avanti, mano, sono dritti. Ci arrivi. Abbiamo visto la prima situazione, una situazione con 3-4 pesci che saltavano, non di più.
probabilmente è legata all'orario, sono ancora alle 3 di pomeriggio, quindi il sole è molto alto, fanno un attimo fatica a fare. Cosa fondamentale di questa tecnica di pesca, che è lo spinning sulle mangianze, sugli alletterati? Quando si individua un punto, una zona di mare dove i pesci sono presenti, quindi vediamo i gabbiani, vediamo attività di superficie, anche se non allamiamo, rimaniamo nella medesima zona e curiamo qualsiasi mangianza, andiamo a trovare. Per curare qualsiasi mangianza vuol dire ci avviciniamo in maniera corretta, possibilmente a favore di vento, in modo tale che ci aiuta nel lancio, e soprattutto cerchiamo di disporci con l'imbarcazione in modo tale da non disturbare i pesci, ovvero da non andare a tagliare la loro direzione. Abbiamo trovato due situazioni belle con tantissimi pesci, però non siamo riusciti ad allamare nemmeno un pesce. Situazione molto 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 difficile. Ora, man mano che va avanti l'orario, che si abbassa il sole, sicuramente stanno migliorando le condizioni e l'attività del pesce. Però oggi è una giornata veramente difficile. Eccoli là. Tenetevi. Vieni via. Però, guarda quei gabbianini qua, ci arrivi? Grande, corto. Occhio. Vai, vieni. Vai, proviamoci. Allora, ora, visto che non riusciamo ad allamare e stiamo andando su una mangianza dopo l'altra, ma non riusciamo a trovare un'esca che funzioni, sto rimpicciolendo la taglia del metal jig da 42 a 28 grammi per avere un'esca ancora più piccola, perché le stick bait per ora non hanno reso quello che speravamo. Adesso nulla, continuiamo a provare e vediamo se riusciamo a trovare la soluzione per farli mangiare. Impossibile, eccoli dietro. Grazie, oggi non c'è verso, vediamo mangianze belle, una in fila con l'altra. Non riusciamo ad allamare. Stiamo provando a girare le esche, a mettere i jig, anche piccoli, non c'è verso. Vediamo in questa, incrociamo le dita. Fanno uguale, no, i miei saltano a destra, invece i miei saltano a sinistra. Dopo 6 ore che giriamo per il mare, siamo riusciti a trovare la mangianza praticamente perfetta. Siamo riusciti a fare un doppio strike e i pesci lì continuano a mangiare.
Io sto usando la Kia Reef 760, che è una 7.6 da 40 grammi, per cui una canna abbastanza morbida, che mi ha permesso di pescare con un piccolo metal jig. Mano invece sta usando la 74, che è una canna da, sempre della serie Kia Reef, ma da 80 grammi, per cui molto più potente, con un'azione più tonda. È impressionante come i pesci continuano a fare lì davanti a noi, spingendo l'acqua in una maniera impressionante. Vuoi l'orario, vuoi perché comunque di barche in giro non ce ne sono più, vuoi perché hanno trovato una palla d'acciughe e a quest'ora c'hanno fame. E a quest'ora c'hanno fame, incredibile, è veramente incredibile. Mi ha letterato, è giunto sotto barca, stremato dal combattimento, e come esca ho un ice stick, adesso lo bogo. Il boga è uno strumento che ci serve per far sì che il nostro pesce torni in acqua. Normalmente queste operazioni si fanno in due, ma io sono impegnato. Ma lui è impegnato. Allora, adesso sta sputando ancora le acciughe che ha mangiato. Adesso lo facciamo ossigenare un attimo. Nicolò ormai ha aggallato il pesce, mi preparo per bogarlo. Direi che ce la facciamo. Ok, tiro su, facciamo. Tiro su. Un bel alletterato, preso con un piccolo metal jig, montato con un assist. Pronto, mano la mano. L'ha levato e ora lo rilasciamo. Mano ha messo la marcia, ora gli facciamo riprendere un po' di ossigeno facendo passare l'aria, cioè scusami, l'acqua tra le branchie, e poi lo lasciamo andare. Ovviamente questi pesci quando sono in combattimento danno tutto loro stessi e per rilasciarli ci vuole un po' di tempo. Via, andato! Bravoni! È stata una giornata difficilissima, veramente una delle giornate di pesca più difficili che ci sono capitate. Però siamo riusciti per ora a allamare due pesci nell'unica mangianza vera che abbiamo trovato. La taglia era comunque una buona taglia, perché sono pesci intorno ai 5-6 kg, che con queste canne ti diverti come non mai. Io ho utilizzato un piccolo metal jig, il Ken, da 42 grammi, che è una taglia perfetta per imitare il pesce foraggio. Ho utilizzato comunque un colore abbastanza naturale e ci ho abbinato un assist hook di Hayabusa 330. Abbiamo utilizzato anche il cutter. Però oggi su questo artificiale non abbiamo avuto nessuna allamata, probabilmente perché essendo la forma molto più compatta scende troppo, i pesci magari erano troppo a galla che mangiavano sulle acciughe che stavano sotto il pelo dell'acqua, e questa è una forma migliore per quel tipo di pesca. Anche perché gli unici due pesci che abbiamo allamato li abbiamo allamati con un recupero lineare molto 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 forte, per cui questa silhouette dell'esca è perfetta per non mandare in rotazione il metal jig e fargli fare comunque il movimento giusto. Per pescare a metal ho preferito utilizzare la Kia Reef, la 760H, che è una canna da 45 grammi, per cui perfetta per questo tipo di esca. Mi permette di avere una gittata di lancio molto più lunga, utilizzando un filo più sottile. Abbiamo utilizzato un Weeper da 25 libbre e un finale di un fluorocarbon di Siguar dello 0,40, per cui comunque un'attrezzatura abbastanza light per questo tipo di pesci. Questo tipo di esca può essere utilizzato con un'ancoretta, con un amo singolo montato sia nell'anello posteriore che nell'anello anteriore,
è una questione di gusti e di praticità. Io ho preferito montare un amo singolo per avere un solo punto, diciamo, affilato che potesse fare danno, così da averlo solo nell'apparato boccale del pesce e non avere nessun altro amo in giro. Comunque oggi stiamo girando un video, siamo più persone in barca, dobbiamo comunque manovrare il pesce per fare le scene nel miglior modo possibile, e avere un amo che gironzola, che ci si può impigliare addosso, è pericoloso. Io vi consiglio sempre di utilizzare un'ancoretta o un amo singolo. Non utilizzate 5-6 ami, perché in questo tipo di pesca non serve e potrebbe essere molto pericoloso quando portate il pesce in barca o siete nelle fasi di slamatura. La stick che ho deciso di utilizzare oggi è un iStick 90S, è una piccola stick per 30 grammi di peso, 9,5 cm. Anche questa è montata con amo singolo per ovvie ragioni di sicurezza a bordo. Può essere montata sia con amo singolo sia con ancoretta. Io per questi grossi alletterati preferisco sempre l'amo singolo dietro. Viene data con una notevole gamma di colori: giallo, rosa, blu, tanti colori, e essenzialmente io tendo a prediligere colori naturali durante l'arco della giornata e il rosa la mattina presto o la sera tardi. Cosa importante di questa stick è il filo passante, ovvero all'interno del corpo non ha punti di possibili rotture, e con questi grossi alletterati è veramente stra importante. Come vi ho detto prima, in combattimento ho utilizzato la Kia Reef 740, range di lancio 20-80 grammi, per me la canna perfetta per i grossi alletterati del nord Adriatico. Come spesso accade nelle giornate storte, stiamo rientrando, siamo a poche miglia dal nostro porto, troviamo due gabbiani che fanno, e cosa c'è sotto? Un bel alletterato che abbiamo cercato tutta la giornata! Ragazzi, come prima l'ho preso sempre con l'iStick, ovviamente come vi ho detto ho cambiato colore, sono andato sul rosa per cercare anche con pochissima luce di allamare, e ce l'abbiamo fatta. Ma il pesce sotto barca. Eccolo. Sono pesci che sono molto vitali. Lo slamiamo al volo. Molto bello. Forse anche il più bello. E con questo concludiamo e andiamo a casa. Ciao ragazzi, andiamo a casa. Release. Ciao amici, vado a casa. Allora, quando si organizza un video si scelgono sempre le condizioni migliori: quantità di pesce, giornate perfette, mare perfetto. Oggi in teoria era tutto così, però oggi è stata la prova di una vera e propria giornata di pesca, ovvero che quando prepari tutto al meglio poi la realtà non è sempre quella. Abbiamo trovato i pesci taglia più piccola di quella che ci aspettavamo e non collaboravano. Abbiamo lanciato metal jig, stick, gomme, qualsiasi cosa. Abbiamo stato il diametro dei finali, non siamo riusciti ad allamare. Grazie a un amico ci siamo spostati, abbiamo trovato pesci di taglia un po' più grossa e siamo riusciti a fare due allamate, un doppio strike, che comunque in questo tipo di pesca è una delle cose più divertenti. Però ormai l'orario era quello che era e ora abbiamo da fare di nuovo un'ora di strada in mare, per cui dobbiamo scappare. Però è stata una giornata comunque divertente e soddisfacente. Abbiamo dovuto dare fondo a tutte le nostre idee. Idee, assolutamente. Assolutamente. Però siamo contenti, siamo soddisfatti, e ora ci avviamo verso casa. Manu, cosa hai, qualcosa da aggiungere? Io speravo vivamente che fosse
molto molto meglio di quanto è stato. Mi aspettavo, ti parlo sinceramente, una giornata oltre i 20 strike, però ragazzi, purtroppo non è sempre domenica, quindi ci siamo impegnati, siamo riusciti a portare a casa il risultato e anche oggi il cappotto si fa domani. Che già è un passo avanti. Niente, adesso ci avviamo verso il porto, ormai il sole sta scendendo, abbiamo proprio, diciamo, preso l'ultima mangianza utile. Grazie agli amici che ci hanno chiamato per farci venire 30 miglia a nord di quello che prima era dove eravamo. E nulla, vi facciamo un saluto e alla prossima con noi. Grazie, ciao. Ciao.